Le sensazioni sono bellissime, è stata una bellissima esperienza. Sicuramente porterò a casa tante novità da applicare alla nostra azienda, anche sentendo aziende di settori diversi, e mi fa piacere che comunque anche grandi aziende come quelle, nonostante la mia sia più piccola, comunque abbiano le stesse idee e i stessi sistemi di lavoro che utilizziamo noi, quindi vuol dire che tutti andiamo nel verso giusto. Il nostro settore è un settore particolare, un po' atipico, perché comunque i nostri supermercati sviluppano l'80% del fatturato nel periodo estivo, e sviluppando l'80% del fatturato nel periodo estivo hanno dei clienti sconosciuti che quindi dobbiamo intercettare al momento in cui arrivano in vacanza in Sardegna e convincerli di venire a fare la spesa da noi. Quindi un obiettivo primario sarebbe quello di riuscire a consorziare tutte le agenzie di viaggi in modo tale che il cliente, prima di arrivare in Sardegna a fare la spesa, possa già fare un preordine o ritirarlo nel punto vendita o addirittura recapitarlo nell'appartamento, nella villa o nello yacht che prende a noleggio, in modo tale da cercare di fidelizzarlo e poi farlo tornare all'interno del punto vendita oppure continuare a fargli il servizio a bordo. Poi all'interno dei nostri punti vendita vorremmo anche dare dei servizi, e quindi per i clienti che arriveranno a fare la spesa all'interno del punto vendita, nei luoghi di attesa vorremmo inserire dei totem dove sarà possibile prenotare l'ombrellone prima di andare in spiaggia, o prenotare il gommone o la gita alle isole, o altri servizi che offre il nostro territorio. Inoltre vorremmo anche inserire un sistema per i teli da bagno, perché comunque oggi c'è anche il problema del bagaglio a mano o del bagaglio troppo pesante, e quindi il telo da mare solitamente ingombra, e poi c'è anche il problema che una volta che viene utilizzato si inumidisce e quindi può creare dei problemi, e quindi vorremmo o noleggiarlo o addirittura trovare una formula di darlo addirittura gratis ai nostri clienti più fedeli, in modo tale che ogni giorno loro possono avere un telo nuovo da portare in spiaggia e poi riportare la sera, quindi riuscire a far entrare all'interno dei nostri punti vendita un cliente anche due volte. Poi per altre innovazioni non lo so, dobbiamo anche aspettare e andare anche a vedere quello che fanno gli altri in altri stati, cosa che abbiamo già fatto in passato, che spero faremo in futuro, che sicuramente ci aiuterà adattando alle nostre esigenze quello che andiamo a vedere fuori.